La sonata opera 90 è stata composta nel 1814. Comporre a Vienna nel 1814 ha dei significati molto particolari. Non dimentichiamoci che nel 1815 è stato il grande congresso di Vienna, quindi la città negli anni che hanno preceduto era completamente sottoposta a trasformazioni radicali anche della viabilità, anche la creazione, la costruzione di molti luoghi in grado di ospitare le delegazioni. Naturalmente era pregnante nella vita viennese, ma Beethoven era molto influenzato da tutto questo, era molto attratto dalla vita politica, dai concetti della libertà dell'uomo, dell'affermazione di una specie di convivenza internazionale dell'essere umano. La sonata opera 90 è del 1814, ma Beethoven non ha mai più scritto nulla per pianoforte dal 1805. L'ultima sonata che Beethoven ha scritto per pianoforte come sonata, prima della sonata opera 90, era Passionata. Quindi una sonata che ha completamente, radicalmente trasformato la concezione sia formale della composizione, il modo di pensare allo sviluppo, ma anche proprio all'ampiezza e ai significati della musica. In mezzo, per esempio, c'è stata la Sinfonia Eroica, altra composizione che ha radicalmente mutato il significato della storia della musica. L'Appassionata ha ridefinito la concezione di come interpretare un'introduzione musicale. Addirittura la Sinfonia Eroica ha siglato proprio il concetto dell'armonia. L'armonia genera, erano veramente dati molto rivoluzionari. Tutti questi valori sono da considerare in qualche modo nel significato che può preparare, ma la sonata opera 90 ha degli altri valori. Sono due movimenti, ma sono scritti in tedesco. Perché? Beethoven ha deciso di scrivere in tedesco, ma non scrive allegro, andante, menuetto, scherzo, brio, presto. Scrive frasi in tedesco che indicano l'anima, l'espressione, il significato quasi sentimentale di quell'essere della musica. Questo è un grande significato, perché non l'ha fatto per caso, ovviamente. È un momento, poi lo abbandonerà, lo ritroverà ancora in altri momenti, lo riutilizzerà. Ma certo, con questa sonata ha dato un significato molto forte. La sonata ha una bellezza incredibile e l'idea che genera è qualcosa di sconvolgente, ma tutto rientra in questa logica di aver deciso che non si usa più quella terminologia significativa del senso formale del movimento, allegro, andante, largo, adagio, ma andare a toccare quello che in fin dei conti faceva Telemann molti anni prima, quando componeva dei movimenti e li intitolava affettuoso. Era veramente una cosa molto particolare. Bach non la faceva, per esempio. Ci sono sempre stati nella storia della musica questi momenti in cui si è voluto andare a guardare come con un cannocchiale che riprendeva una distanza avvicinandola in modo incredibile, che è quello dell'anima, quello di questa parte che poi è la parte che arriverà a tutti quelli che ascoltano la musica.